Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio, che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio, che è nei cieli. In questa domenica il Vangelo ci richiama ad uno stile di vita autentico. Prima il tema del giudizio e della paura. Il rispetto e il timore di Dio, che è il solo capace di vedere con giustizia, deve prevalere rispetto al giudizio e alla logica degli uomini. Seppur infatti alcuni uomini hanno il potere di farci il male, questo è comunque passeggero ed irrisorio di fronte al nostro essere creature fondate in modo eterno in Dio. La nostra ragione, infatti, può arrivare a comprendere che come Dio si occupa dei semplici uccellini che decorano la sua creazione con il loro canto, tanto più si preoccupa di noi, che siamo l'apice di quanto ha posto nell'essere. E se il Signore è fedele già da adesso, nel tempo, molto più lo sarà nella nostra morte e oltre la nostra morte. Possiamo allora scegliere di riconoscerlo, cioè dire a noi stessi la verità su ciò che Lui è e fa per noi, e riconoscere noi stessi come sue creature da Lui dipendenti. Oppure, l'altro verbo usato nella finale del Vangelo, rinnegarlo per sempre in una sterile autonomia autocentrata. Il Signore ci chiama ad una vera libertà che è tale solo se ci poniamo al suo ascolto, al suo giudizio, alla sua provvidenza.